Allora, parto io, cioè io faccio quello esterno alla Sekkei, cioè nel senso io faccio l'esterno. Tu fai l'intervistatore. Faccio l'intervistatore e voi fate la Sekkei. Facciamo dietro le quinte delle Sekkei. Sì, no, perché io faccio anche il camera. Ragazzi, io, sì, tu fai anche il camera nel frattempo. No, ho sempre odiato sta cosa del tipo la gente che si intervista da sola. Però, nel senso, ci voleva a fine anno effettivamente che noi facessimo un qualcosa in cui, no, ci intervistiamo da soli? No, per, invece di fare e quel video, diciamo quanto siamo, invece di fare quel carini. Video, quel video tipo, allora l'anno è andato bene, prossimo anno ci impegneremo, ci impegniamo di più. Beh, l'anno scorso l'ha fatto, ha fatto il discorso del presidente. Sì, la trovate su YouTube il discorso del presidente. Facciamo partire lo spezzone? Sì, decisamente sì. Nel frattempo, e io, anche il link. Nel frattempo, faccio la live sulla famiglia dell'armadillo. Perché per chi non lo sapesse, la famiglia dell'armadillo è il nostro gruppo privato con pochissime persone. Di cui, diciamo, quello è il gruppo. Dietro le quinte. Very important. Hanno tutti dietro le quinte. E oltretutto, hanno anche, questa è una novità di quest'anno, le dirette live delle cose che invece poi gli altri invece è permesso vedere soltanto per permesso. Allora, sì, è molto tecnologico. Com'è andata la Sekkei quest'anno, ragazzi? Come è partita? È partita oggi la Sekkei? Allora, intanto facciamo questa live fantastica. Allora, siamo qui, spieghiamo anche alla famiglia dell'armadillo. Voi siete tutto dietro le quinte, quindi io voglio essere. Allora, spieghiamo alla famiglia dell'armadillo che siamo qui per dire, fare l'ultima puntata della famiglia dell'armadillo parlante, la facciamo noi della Sekkei. Quindi voi della famiglia dell'armadillo sentirete tutto, perché vi terrò qui con me, così come fanno gli influencer. Ah, sì, così? Vedi? E riesci a stare così per mezz'ora? Come no, anche così, se vuoi, anche certo. Così riesco a stare per mezz'ora, senza problemi. Lo appoggio lì sopra, no. Allora, no, mi raccomando, la modalità selfie. Modalità selfie, così? Così. E dicevo, voi potete farci le domande a cui risponderemo poi anche nel video e nella live. Quindi le domande sulla Sekkei del 2019. Se non sono troppo scomode. No, se sono scomode è meglio risponde Alessio. Più sono scomode, più risponderà solo Alessio e io e Ilenia no. Le domande scomode io devo andare a controllare. Le telecamere se funzionano. Ti sei messo i timer? Sì, sicuro? Ci sono i timer, ok. Cioè tutti i timer, aspetta, facciamo la telecamera. Certo, perché siamo molto tecnologici. Ma Ilenia è molto. Si può fare uno zoom? Zoomiamo. Ciao Ilenia, come va? Che mai zoomato davvero? Sì, sì. Sarà molto contento. Sarà molto sì, contento. Sì. Allora, partiamo dalle domande, no? Ok. Allora, che ci facciamo da soli? Certo, no, le faccio io. Io sono quello fuori dalla Sekkei che fa le domande alla Sekkei. Ok, e ti dai anche le risposte. Mi do anche le risposte da solo, certamente. Non so, allora, oltre che poi mi aspettiamo le domande della live, ma la prima domanda mia è: come è cambiata la Sekkei nel 2019? Beh. Risponde Matteo. Ah, rispondo io? No, io, scusa. Io direi che da aprile c'è stato un boom. Da aprile c'è stato un boom. Adesso dice da aprile c'è stato proprio un incremento boom, vertiginoso. Del 300%. Certo, perché dovete sapere che aprile è arrivato adesso. Del 300%, yes, percent, yes, ok. E quindi, no, allora la chiede Ilenia, più che altro. Com'è cambiata nel 2019? Allora, fa tu la domanda a me. Com'è cambiata la Sekkei? Certo. Cioè che io ho avuto il secondo figlio e adesso stiamo con due bambini, la Sekkei e... Lo sai che si dice, che lo sai che stavo vedendo proprio oggi, cioè anche tu, che Bill Gates... quando la moglie lavorava in Microsoft, e questo è il nostro prossimo video, Bill Gates, ovviamente io parlo di Tesla quando vado per argomenti personali, e insomma sono incontrati alla Microsoft e si sono subito piaciuti, però lui ha chiesto di non impegnarsi fino a un certo punto perché lui era sposato alla Microsoft. Quindi sapeva che non gli poteva dare, come si dice... E noi abbiamo fatto il contrario. Noi abbiamo fatto il contrario. Cioè noi abbiamo avuto il primo figlio, è nata la Sekkei. Sì, e abbiamo il secondo avuto figlio si è rivoluzionata la Sekkei. Perché poi da una parte, prima che arrivasse Alessio, in realtà noi prima avevamo dei soci e adesso non ci sono più, insomma, quindi siamo soltanto noi. È un club esclusivo. È un club esclusivissimo. E qui fai parte, ti piace? Ti piace? Manca la tessera. Devo fare la grafica. Domanda ad Alessio, dopo continuo con come è cambiata la Sekkei. Domanda ad Alessio, ti piace lavorare alla Sekkei? Si dice in video, però certo, scusa. Io
questa io è adoro. Mi piace tantissimo, mi trattano molto bene. Allora, ma perché no? Potrebbe pure dire non gli piace, c'è qualcosa che gli fa. Ma non è vero, è una domanda scomoda. E io quelle voglio fare, scusa, è stato è tempo di andare a controllare le macchine. Allora, no, la Sekai è cambiata quindi in vari tratti, oltre che dal punto di vista, secondo me, fisiologico, no? Quindi nel fisiologico. Senso, sì, nel senso che la sua compagine è cambiata anche dal modo di impostare, diciamo, anche le cose, no? Tutto quello che facciamo durante il giorno, grazie, è fatto tutto. Sì. Quello che facciamo, no, soprattutto il passaggio in mezzo. Quello che facciamo durante il giorno è veramente cambiato, nel senso che oltre che cioè, quest'anno hanno dato molta attenzione, cioè i nostri clienti iniziano ad avere molta attenzione per il sostenibile, chi ha scelto Sekai torna da Sekai per continuare a vedere alcuni prodotti e tutto il resto. Abbiamo fatto una valanga di eventi, cioè da aprile c'è stato il mondo. Che eventi? Tu neanche uno ne hai visto. No, Alessio Pavarotti ha fatto la seconda città natale, Milano, cioè lui c'ha il adesso la Italo ci sta dando un premio per la Italo, Italo hai altro logo, la cittadinanza milanese. E quindi abbiamo fatto tanti eventi, ma effettivamente siamo anche evoluti sotto questo punto di vista dell'evento, no? Cioè nel senso che adesso non è tutti gli eventi sono molto ricercati, quelli a cui diamo la nostra collaborazione. Collaboriamo. Ne abbiamo ricercati tanti. Ne abbiamo ricercati tanti. Cioè, che vuol dire? No, che ne so, dici che abbiamo fatto tanti eventi, adesso sono solo ricercati. Sì, sono comunque tantissimi, perché la gente dalla live ci fanno sapere che comunque l'orecchio è abbastanza pulito. Faccio così, guarda, vi riprendo a voi, così siete contenti, va bene? Ok, riprendiamo Alessio e Ilenia. Più Ilenia che Alessio. Certo, vero. Guardate il panettone, però il panettone mo ce lo mangiamo, anzi io lo devo mangiare. Vabbè, ma quello che è un'anteprima della fine del video. Questo? No, il panettone. No, no, non è la fine, io mentre parliamo mi mangio il panettone. In realtà penso che sia anche nascosto, lì non vedo. Non si vede appunto, tantissimo. Per quello il discorso era. Ah, torniamo a come si è evoluta la Sekai. Ah, diciamo che abbiamo tanti progetti in campo, però... Siamo un po' pochi. Cioè, oggi ci è arrivato un messaggio che ho scritto: come si fa a lavorare con voi? Come posso lavorare con voi? Ho detto: effettivamente bisogna essere un po' scemi. Nel senso... No, perché scusa? Perché comunque il nostro lavoro. Cioè, no, multitasking direi. Multi-type si dice. Adesso è cambiata sì, la cosa. Sì, una sì, volta sì, era sì. Multitasking. C'è un libro che parla proprio. Multitype mi fa venire in mente il. Le cose di Illustrator, tutti i font. Lui è molto grafico sotto questo punto di vista. Nel senso che si dice che ormai viviamo in una generazione dove, perché una volta c'era tuo padre che ti diceva impara a suonare il pianoforte, no, fai una cosa e falla fatta bene, poi un giorno sarai... Storia di vita vissuta. La farai, ma così non vedo i messaggi, vabbè. La farai... Cioè, falla una e falla fatta bene. Davanti, no, perché ti devi inquadrare l'orecchio? Cioè. Come lo metto? No, così. No, adesso sta a inquadrare a noi solo. Sì, no, no, prima, prima era così perché... Sì, cioè, sulla destra, devo stare così. Allora, dicevo, stai comodo. Stato della libertà. Certo. Dicevo che in realtà... Io direi che però un bel fermo immagine poi durante il video ce lo dobbiamo mettere così. No, dopo rifaccio la foto. Mettiamo i filtri di Instagram anche. Sì, la smettete di cazzeggiare, io sto cercando di fare un discorso empatico con la gente. Empatico? Sì. Perché empatico? Empatico, che entra... Empatico, sì, che entra dove? Che emoziona. Ah, che emoziona, ok. Che c'è un passaggio. Vabbè, ma a quest'ora di sera... Quest'ora di sera, lo mandiamo domani a mezzogiorno, poi dice a quest'ora vabbè, di sera. Noi in realtà cazzeggiamo, scusa, è tutto buio. Fateci le domande, vi prego, fateci le domande perché se no è giornata, non è scacchia. Che cosa, ripeto qui, faccio come salto. Che cosa la Sekai nel 2019? Cosa è cambiato nella Sekai nel 2019? Fateci le domande se volete sapere. Ma oggi ci ho capitato su un click. Ah, un pochetto. Ok. No, sono click. Allora. Aspetta, il coso così però, No.
Allora, dicevo che una volta si diceva quindi che tuo padre diceva no, suona quella cosa così fallo una cosa. Invece adesso si dice che il multi-type, quindi la persona che fa più cose, in realtà magari non le fa tutte quante come un genio, ma riesce a fare più cose, ha una vita lavorativa più lunga. Ma davvero rimane così come sì. Tanto riprende solo me. Allora si riprende solo adesso. Scusa, allora se lo prendo voi no, così. Ma che mano a mano si tira sempre più indietro, capito? No, guarda, così sto benissimo, sto pure poggiato, guarda, vedete solo quei due. Allora, così io posso mangiare il panettone. Di nascosto? Di nascosto. Dicevo, dicevo che effettivamente questa cosa, Alessio lo sa, che in realtà è entrato qui dentro e ha detto cioè farai più cose, no? Effettivamente. Non potrai, ne farai tante. Ne farai tante, non potrai stare lì a dire faccio solo il grafico, lì faccio uso Illustrator. Ogni tanto gli capita di fare il grafico, cioè, sporadicamente all'interno della cosa. Ti aspettavi di fare raramente il grafico, vero? Ma diciamo, cioè, non ci speravo. Però andando a vedere anche in giro non c'era molto. Vabbè, in realtà il lavoro da grafico, dove lo trovi? Solo grafico. Grafico lo trovi io in un'azienda grande, perché comunque anche gli altri colloqui che ho fatto, videomaking, c'era tutto in mezzo. Quindi solo grafico. O è un'editoria, cioè nel senso solo grafico, come ho detto, è un'azienda grande. Immensa, che ha un reparto solo grafico. Sì. Che poi anche il grafico si divide tra c'è chi scrive e basta, che fa il copy, e poi c'è quello che fa le illustrazioni. Guarda che bella. E poi c'è quello che sistema. Cosa c'è di sostenibile nel mondo della grafica? Nulla, usiamo il computer, beviamo caffè nei bicchieri di plastica. Le persone non sono sostenibili. Usano il poliestere anche per soffiarsi il naso, anche da carta non lo vogliono. Il polistirolo. E allora, la Sekkei è cambiata, ma non è vero, cioè è cambiata ma non è cambiata, siamo sempre più o meno gli stessi, tranne Alessio. Siamo sempre noi, ma è cambiata un po' l'impostazione, ma mi pare che sia cambiata un po' l'impostazione del mondo. Oggi abbiamo fatto una live su Greta, no? Che è la persona dell'anno, e se è la persona dell'anno è una persona che parla di sostenibilità. Era il personaggio dell'anno. No, mo si dice la persona dell'anno, il personaggio no. Beh, personaggio è Anna Falchi. La Valletta, la showgirl. Scusa Anna, scusa. Però il personaggio è Anna Falchi, adesso la persona dell'anno. Ma tu sei nata ricca a Anna Falchi. La scienza che ricordi, cioè, proprio che siamo sotto Natale, cioè tutto vacanze di Natale 2000, cose, capito? Roba del genere. Dicevo che invece la persona dell'anno, questa non la chiamo la persona dell'anno. Non so qual è il motivo preciso di chiamare la persona dell'anno. Quindi se la persona dell'anno è una persona che parla di sostenibilità, parla di ecologia, parla di green, deve essere per forza un anno in cui si è parlato di quello che facciamo, cioè nel senso non può essere, no, soltanto quello. Ma la Sekkei ha avuto un change, perché non è più un brand che fa solo cose sostenibili, ma un brand un brand che parla di sostenibilità. Cioè, questo che abbiamo fatto dell'armadillo parlante, questa è la decima puntata, ragazzi. Cioè, dopo festeggeremo la decima, la centesima e la millesima. Cioè, nel senso, sono così gli step, no? Io ripeto, quando c'è il taglio di barba? Che allora, il taglio di barba io lo faccio. No, tu hai deciso veramente di rovinarmi la vita. Cioè, dillo, ammettilo. Perché? Magari gliela lasciamo in modo diverso. Mamma mia. La moschetta qui, capito? La moschina che fa... O solo i baffi. Bello, solo il baffo. Tipo baffo muore. Vai a dormire da un'altra parte? Sì, vabbè, ok. Oltre questa... Oppure la tagli solo qui, sai, tipo... Sì, oltre la digressione sulla mia barba, ok? Che ormai poi... è a vita propria. Dov'è la mia telecamera? Scusa. La prossima volta faccio un video solo io, dove vi parlo da solo della cosa, perché voi siete il cazzeggio... Intanto noi mangiamo... No, voi siete il cazzeggio... Dall'altra parte, cioè, della camera. Impressionanti siete comunque. Vabbè, allora, dicevamo,
che... Ma perché tu veramente pensavi di fare una cosa seria? Certo che feci una cosa seria, ma almeno in parte, un pochettino. Facciamo partire le risate. Cioè, le cose che abbiamo fatto fino adesso sono state tutte serie, quelle che famo noi, cioè, o il coso totale, un po' no, però. È il dietro le quinte, cioè, come in realtà funziona anche... che stai cercando? Domande. Do lo zoom su Alessio. Zoom su Ilenia. Ah, lo zoom su Ilenia posso farlo così. Dicevo che in poche parole la Secchei ha aperto il mondo del parlare anche del sostenibile, perché non ci bastava fare mobili sostenibili e tutti gli imballaggi sostenibili e tutto quanto, ma ti stai mettendo love, cioè si sta mettendo i love, non è lui, no no. E quindi dicevo, è molto, togliamo subito Alessio dalla famiglia dell'armadillo, disturba la quiete pubblica. E dicevamo che effettivamente il fatto di essere un brand che parla di sostenibilità fa esprimere un po' meglio anche quello che, diciamo, portiamo avanti come... Perché se guardate così, come siamo... Cioè, per una volta che siamo seri! Nel senso che ci fa... Abbiamo pure fatto la scelta di mettere il microfono a vista perché abbiamo pensato il microfono è poco sostenibile, non lo facciamo vedere. Poi abbiamo riflettuto sul fatto che non esiste un microfono sostenibile e quindi così registriamo meglio, perché non ancora. Nell'ultima puntata non abbiamo avuto nessun problema con l'audio. Noi stavamo con Saverio Massaro, tu non lo sai perché non c'eri. No, non c'ero perché non l'ho settata io delle camere. E in poche parole In praticamente su una scogliera molto alta. No, la prima cosa che ho detto a Saverio è: sì, noi registriamo sia così che con quel microfono che con il microfono della macchina, così siamo sicuri che l'audio siamo certi che l'audio. Gli ho anche detto, perché ti immagini, tu fai tutta questa registrazione e poi l'audio fa schifo. Adesso il giorno dopo mi guarda e fa: l'audio fa schifo. No, l'audio è buono, è buonissimo. Ho aggiunto del disturbo perché magari la gente potrebbe infastidirsi per del troppo poco disturbo. Certo, vabbè, certo. Magari ci scusiamo con No, si sentiva per fortuna, nel senso che effettivamente registrando con tre cose siamo riusciti a registrare comunque bene, però è così, sai, non abbiamo troupe che costano miliardi di euro che ci vengono a registrare. Siamo noi tre, io valgo per poco, perché in realtà c'ho il bimbo che mi aspetta pronto. Un bimbo ti aspetta, com'era? Mondial Casa ti aspetta. Mondial Casa, vai, altro logo. E allora, quindi siamo diventati un brand che parla dei sostenibili e siamo stati anche, tra virgolette, citati in varie cose come il brand della sostenibilità che funziona meglio sui social, almeno qui in Italia, ovviamente. Cioè, nel senso, ci hanno dato delle riconoscenze come... Riconoscenze? Vabbè, quello che è. Riconoscimenti su come il nostro brand in realtà si sta comportando bene sui social, con l'armadillo parlante e tutto il resto, quanto è bravo il nostro videomaker / montatore. Però i commenti di donne che... Cioè, vogliamo parlare dei lovers. Sono tutte per Matteo. Sì, ho capito, tu non ci sei mai nei video. Scusa. Ilenia nemmeno, quindi è ovvio che devono scegliere tra qualcuno, ci sto solo io. E ovviamente quello Lui si sacrifica per la patria. Adesso lanciamo una cosa. Mandateci qualche commento per Alessio. Cioè, Alessio, che bella pippa. Se questo video raggiunge i 10 like, 10 like su YouTube, registro Matteo sul Mythic. No, esiste Alessio sul Mythic, che io sono felicemente sposato. Vero? È no, bello, però... che hai aggiunto il felicemente in una maniera molto forzata. Visto, c'è una cosa. Sguardo fisso, felice. No, comunque, c'ho quel panettone che mi attira tantissimo. Cioè, intanto guardo il panettone. Certo, perché a una certa è quasi ora. Sì, però quello che volevo dire, effettivamente, è che a 10.000 like, a 10.000 follower su Instagram mi taglio la barba. Sicuro. Anzi, vabbè, mi taglio la barba. 10.000 mi taglio la barba, perché poi ci danno anche la possibilità di fare swipe up. Non a zero, però poi partono anche i sondaggi su come. Come fare la barba, certo, va bene. Basta, niente disegni, cioè, nel senso. No. Sai, soltanto tagli soltanto questa parte. Sì, ma ti rendi conto che io la mattina devo accompagnarmi fino a scuola, cioè non è che possiamo... C'è gente che ride, sei sempre tu? No. No. A ride non so. Alessio, sei bellissimo, è partito. Chi è?
Teresa ti dice adesso sei bellissimo. Ok, ok, è partito adesso sei bellissimo, quindi meno male. Anche sarà contento. Nel 2019 abbiamo acquietato anche l'anima di Alessio che ringrazio Teresa. Ciao nonna. Che ha fatto mo? È chiuso la live. No, eccolo. L'audio va bene, ma la telecamera fa venire il mal di mare. Effettivamente sono io che faccio un po' così, scusate. E dicevamo... Sì, fai un'altra volta. No, lo tengo fisso, ho capito, c'ho un braccio, cioè devo pure riuscire a... Vai, tieni un po' tu, vai. Ah, ecco. Ok, così mangio il pezzo. Scusate, Io parto, ma voi volete mangiare... Ma già ti hai ritagliato il pezzo? Sì, certo. Ma ci stanno dei moscerini sopra. Teo, siamo in produzione. Lo vuoi tu? No, grazie. Ah, tu lo vuoi? Ti è caduto qualcosa dalla tasca? Sì, il cellulare. Tu vuoi il pezzo di panettone? Ma magari dopo. Magari dopo. Con meno proteine. Tanto sei leggero. Ecco Bear Grylls. Che si nutre di insetti. Ma non è il massimo, comunque. Beh, non per dire niente, gelato. Però penso che se mangi un pezzo di BC quando sentito. L'hai tirato fuori pensavo fosse una borsa di pelle. Non dovete avere paura, le proteine sono buone e possono farti campare in condizioni avverse come queste all'interno di no, ma di morto. Allora, mentre mangio il panettone, ultima puntata del 2019, diciamo che diciamo qualcosa di serio, ma ditelo voi mentre io mangio il panettone, perché sennò Che cosa dovremmo dire di serio, scusa? Cioè, serio, fai tutto per esempio, serio. Serio è il fatto che tardi, molto serio. Adesso ha coronato tutti gli armadillo parlante. Un aneddoto con questo è tardi, cioè lui è quello che sta dietro e con l'orologio fa è tardi perché dopo beh, guarda, da lontano un'ora fa. Di registrazione tu non sai che una volta è riuscito anche a venire su in ufficio. Vallo a prendere, ci sta mettendo una cifra. No, ma davvero? Fantastico. Fate vedere voi interviste. Scusate. Fortunatamente che ho cambiato il titolo, perché quello da zero, zero a 100 in 30 minuti. Ma tu non sai che per quale motivo in realtà io inizialmente avevo proposto da dai, zero diciamo. A 100 in 30 minuti? Perché almeno era costretto. Esatto, è quello il senso. No, in realtà io l'ho cambiato. L'ho cambiato perché ci andavo a rimettere io, perché non l'avrebbe mai fatto da 30 minuti e io dovevo andare a togliere 30 minuti dal video continuando a no, avere senso. Quindi mi hai boicottato. Doveva continuare ad avere senso e no, con i 30 minuti in meno. Rendete conto quante cose vanno contro di me. Vedi, in realtà ti devi cominciare a mettere d'accordo con me. Cioè, dobbiamo, come dire, attuare una strategia di gruppo. Una strategia per abbattere il nemico. Ma era buono almeno? Un po' un pezzo di cartone, però siamo però la fame a quest'ora la certa. Potevamo accendere il plotter, avevamo prima. Quello che dicevo, ma allora, vuoi il bisturi per sì, no, è come il plum cake insieme a una cosa per fare la fragotomia, no? Stai guarda, taglierino non l'hai già pronto. No, allora, non è di variamente di sono, perché è qualcosa di carino, oltre che la secchia è cambiata, sei diventato un brand che parla di sostenibilità, tutto quello che ti pare, eh? Vedi che però c'è l'art fisico da youtuber, perché lui è immobile. Lui c'è proprio il fisico, che una mia volta gli ho detto, c'è il fisico da youtuber, e lui ha detto, ma è un complimento. Non ho pesa, perché effettivamente non si sa se c'è il fisico da youtuber. No, beh, non è neutro, è un dato di fatto, mo... Tu la puoi prendere. Uno youtuber tipo Maurizio Merluzzo, che non lo conosco. Tu sei come Rovazzi. Lo conosco io. No, quando si tagliava i capelli era cambiato. Che era come? Era Gabbani. Era Gabbani. Lui passa. Con la l'asticella Rovazzi e l'asticella Gabbani, capito? Con la riga è Gabbani, senza riga è Rovazzi. Visto? Cambia. Tu l'hai visto? È durata poco la riga, quindi c'hai questo. Sì. Era una settimana così. Allora, una delle cose più esilaranti dell'anno è stato Alessio che va a Verona.
alla fiera. E che si è fatto 150 chilometri. Ah, allora è successo questo. L'avevo... Tu fit. Alessio. L'avevo eliminata dalla memoria. C'è il treno per Verona, no? Sceso al Verona. Va verso, che era Verona... E beh, i tram, prendo... No, no, prendo l'autobus. L'autobus. Che ho visto... Ma stavo a vedere quanti minuti ti mancavano. Visto, mi ero informato, quindi scendo vicino al castello di Villafranca, che era dove c'era la fiera. Che era il Comics Fest. Il Comics Fest, sì. E guardo su internet, cerco castello Verona, parto. E torno a Verona. Dico, accidenti, pensavo fosse più vicino. Dopo un po' mi sono ritrovato dopo 12 su chilometri. Una superstrada e ho detto... Qualcosa mi dice che non è qui, che non era qui, che non posso camminare qui, non posso proseguire. E si scoprì che il castello di Villafranca era vicino alla fermata da dove lui è sceso. Ovviamente. Perché in realtà le cose si fanno bene normalmente. Sì, 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 poi c'è Alessio che complica chiaramente tutto. Sì, sì. L'importante è che sono. Sì, per telefono che fa adesso mi ritrato e continuo. Sì, perché era anche estate, quindi sì. Fortunatamente avevo la boccetta d'acqua pronta. Da bravo anziano youtuber, c'era la boccetta d'acqua pronta. Io dico, c'era Stevio Aperto che mi seguiva e diceva: vediamo che questo si sente male, facciamo il servizio. La cosa che dico io è che io ho sempre detto: ah, il servizio quello sui ragazzi su mangiate che... la verdura fresca, idratatevi. Allora, io ancora non ci sono riuscito quest'anno, ma ho sempre chiesto a Alessio. Dico, abbiamo comprato pure la telecamerina, sappiatelo. Che è quella che si gira lo schermo, perché ovviamente col cellulare è un po' difficile di qua, quindi la telecamera professionale da per fare lo youtuber, proprio quello che si racconta. Perché tu ti immagini lui che si riprende come quello lì sardo che si perde nel bosco, lui che va. L'hai visto quello sardo che si perde nel bosco? Bellissimo, tu l'hai visto? No, l'hai visto? Solo l'idea. È uno con una sticella, va nel bosco, un bosco semplicissimo dietro casa, c'è un sentiero, e una certa inizia a fa: ragazzi, ho perso il sentiero, e inizia a correre in giro, ma guarda la vacca troia, ho perso il sentiero. E si perde tipo per 3 ore vaga nel bosco. Guarda una poverino. Struttura rurale, c'era una cosa tutta così, insomma. E lui, sai che figata, ma pizzicato la zanzara, sai che figata, lui che si registrava mentre faceva sti 12 km laggiù, 12 km dopo mezz'ora che dico accidenti ragazzi, mi sa che ho sbagliato strada, E poi fai tutto il video così, cioè sarebbe una figata, solo che Alessio ancora non... Poi a una certa sede la telecamera così per terra, segni di vita. Venitemi a prendere, sono al chilometro 32 sulla statale. Okay. Però effettivamente Alessio secondo me ha un potenziale sotto quel punto di vista. Devi finire per strada perché sbaglia strada. Quello sì, assolutamente. Ma sarebbe sicuramente virale come video. Sì, sì, cioè tu te lo immagini lui, cioè io volevo fare... Considera che l'anno prossimo andrai un'altra volta, quindi insomma... Cerca di non sbagliare strada per te, però. Abbiamo parecchi appuntamenti, quindi sappilo che quella telecamera è stata comprata appositamente per te, perché io non la uso, Ilenia non la usa. Quindi se quella telecamera deve avere una sua... Quella che ti sta riprendendo, che è accesa, sì. Anche perché la Sirkei deve ammortizzare il costo. Certo, e tu devi fare lo youtuber. Devo trovare qualcosa, che qualche gioco col cartone degli armadilli che parto su Twitch, che tanto ce l'abbiamo già... canale Twitch è mai usato. Sì, ce l'abbiamo, però come fai il live? Ah, fai il gioco, dici? Il gioco o qualcosa che... Noi abbiamo anche, conosciamo anche chi produce i giochi, cioè nel senso chi fa i giochi no, per... Chi, non è chi li crea. Produce, chi li crea, chi... Chi li crea, quindi in realtà sarebbe figo, veramente lui ha già fatto un gioco sulle scatole. Quindi... C'è anche il Nintendo Labo lì. Sì, quello lì, tutti mi dicono, ah, vedi pure il Nintendo Labo e dei cartoni. Allora, secondo me chi fa, tanto le mosche se lo stanno mangiando qualcosa, quindi adesso ho mangiato solo io e non lo mangerà nessun altro, scommetto, vero? Ma perché ci sono le mosche? Fa un freddo della Madonna. Forse sono uscite da lì. Dici, ragazzi, in live, se c'è qualcuno, secondo voi, le mosche visto da così, è una borsa? No, guarda. Una borsa. Che altro, in live, visto da così, guardate quante mosche ci sono. Cioè, non ci stanno più. Perché sei... Non ho visto una montagna che camminava verso di... Grazie, Alessio. No, nel senso... Guarda che cavolo del zoom. Si rende conto in realtà di quello che dice a volte. Questo che bella... Fa tipo... Diciamo che per i moscerini qualsiasi persona. Ah, ma perché è zoom?
Inquadra pure un po' Ilenia. Io devo andare a controllare le telecamere, quindi lo prendo io. Che hanno già smesso da tempo, in realtà. No, non hanno smesso da tempo. Sì. Adesso suona. Non hanno ripreso le mie cavolatelle che ho detto fino adesso. Quando arrivi a fine anno, no? Ti viene sempre da dire quando arrivi a fine anno, mi accorgo che c'è la mia camera, allora, fine anno che effettivamente ti piace, a me è un momento in cui mi piace fare no. Il discorso del presidente? No! Riassuntone? No! Il riassuntone, sì. No, mi piace fare capire che cosa si è fatto durante l'anno, dove sei arrivato, dove non sei arrivato. Sì, vuol dire che sono 3 settimane che mi rompe le scarpe. Facciamo un riassunto. Ma non per forza in video, però uno deve cercare di capire dove è arrivato, per capire che deve fare l'anno prossimo, capito? Dove in che spazi deve andare, come si deve. Per esempio, come cambierà l'armadillo parlante? Noi abbiamo già pensato come cambierà l'armadillo parlante, non lo sa soltanto Alessio, che ovviamente è sempre lui. Chi si troverà davanti a cose fatte? Ma ci stai mettendo le animazioni? No, assolutamente non farei mai. Guarda quell'altra che lo guarda. Quest'anno abbiamo partecipato a un sacco di eventi. I nostri traguardi. Oh, quest'anno abbiamo fatto. Oltre le cose. Le cose proprio quelle più grosse, no? Eclatanti. Eclatanti. La settimana del mobile di Milano. Qualcuno lo sa pure. Ci siamo stati. No? La settimana. Fuori salone. Nella fuori parte salone. Proprio. Nella parte fuori salone di Lambrate. Lambrate. No, ma parte dedicata proprio all'ecosostenibilità. All'ecosostenibilità, quindi una figata pazzesca. Poi siamo stati a Milano anche durante la settimana della moda di Milano. Quindi, no? C'è. Siamo ritornati a Milano. Sempre a Milano. Abbiamo fatto, no, Auditorium Parco della Musica con National Geographic. La Fiera della Scienza. La Fiera della Scienza, che comunque, cioè, scusate se è che comunque ha organizzato un evento Plastic Free. E ovviamente Secchei era partner, era presente all'evento Plastic Free. Vabbè, senza plastica, si dice anche in Plastic italiano. Free, senti come si dice bene, Plastic Free, come dice il texano, no? Plastic Free. E poi gli altri mi sfuggono. Sì, infatti c'è il Texas che adesso si sta un attimino. Gli altri non mi ricordo nemmeno, cioè sono tanti. Vabbè, c'era stato il Comics Fest che abbiamo detto. Vabbè, prima. Figo. Mi ha fatto fare la cosa giusta comunque per rimanere nell'ambito del sostenibile. Siamo a Eurobotto ancora. Siamo a Eurobotto con Amazon e con quindi la cosa di Milano a Eurobotto. Abbiamo accompagnato comunque Tech Princess e Orgoglio Nerd in diversi eventi in realtà. Abbiamo accompagnato, che poi saranno anche i nostri ospiti prima o poi quando si incroceranno le cose cosmiche, le costellazioni quando Orione sarà in casa, noi forse ci incontreremo, li conosciamo da tantissimo ma in realtà ci siamo incontrati un po' poche volte, insomma. Abbiamo fatto abbiamo fatto Vino Forum, abbiamo fatto Wine to Wine, adesso abbiamo partecipato ma si dice così. Vino Forum. Bravo, è venuto poi l'altro giorno, io dico, no, Viroforum, no, Vino Forum, no, ma non sei l'unico che si sbaglia, no, io mi sbaglio sempre, cioè nel senso se c'è un accento, sappiate che Matteo lo mette in un posto sbagliato, cioè nel senso, è una certezza, nel posto più strano dove potete vedere l'accento, Matteo lo mette lì, comunque, nel senso, abbiamo fatto tanti eventi legati al vino, no, alle cose, ma anche, siamo stati... Anche a Nettuno. No, Anzio. Anzio? Anzio e Nettuno Anzio. Sono vicine, ma non dire Anzio, è tipo Pisa e Coso, così. E Siena, cioè nel senso, no, è Pisa e Livorno. Pisa e Livorno. Livorno che sono un po' così, però nel senso, siamo stati Anzio. Però adesso, oltre a quelle, dicevo che in generale abbiamo avuto una copertura anche degli eventi, quindi per far vedere alla gente quello che facciamo realmente e per poter parlare anche con noi, che è stata bella, bella forte, insomma. L'anno prossimo vi vedremo. Siete contenti? Noi in realtà se siamo in 3, ma ci vorrebbe un personale tipo di solito quello che facciamo noi 3, non è tanto per dire che siamo dei supereroi, ma quello che facciamo noi 3 di solito lo fanno 6 persone, una cosa del genere, no? Sì, certo, perché noi non dormiamo neanche la notte, però vabbè. No, poi sono le 7 di sera e siamo ancora qui a registrare. Poi in realtà abbiamo la troupe lì che sì, la troupe che appare mentre. No, la troupe che c'è il coso, no, c'ha i veli verdi sopra, quindi non li vedete. Adesso c'è il green screen. C'è il green screen, capito? Quindi se non escono dai teli non li vedete, capito? No, ma hai visto che adesso hanno fatto anche il mantello che riflette quasi totalmente in realtà la luce, quindi è qualcosa tipo il mantello dell'invisibilità.
Sento un bambino che non ha un mantello di invisibilità, penso sì. Sia un bambino che pianga. Allora, chiudiamo. In lontananza. Chiudiamo questa sezione, chiudiamo anche poi la sezione live appena finiamo. Col panettone che non è stato mangiato, il panettone non mangiato, mangiato solo da me. Quello rimarrà lì per... Mi sentirò malissimo. Vabbè, per però tutto effettivamente l'anno. Dobbiamo dare un morso anche io a te, cioè per, come dire. Qua ce n'è uno con una mosca sopra che lo vedo benissimo. Ecco, magari quello senza mosca. Vai, 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 vai Alessio, vai, ti tengo il coso, ti faccio la ripresa live mentre prendi il panettone. Ecco, magari leviamo la mosca, ne tagli un altro pezzo. Questo piccolo, qui, possibilmente un pezzettino lo a metà. No, un mozzico io e un morso io. Guarda, guarda, prendo questo. No, prendi la fetta. Prendi la fetta. Buonissimo. Prendi la fetta. Consiglio a tutti a casa. Subito, veloce, prendi la fetta. Mangiatene un pezzettino per uno. Sì, sembra un'altra cosa, però. È buonissimo. Ragazzi, io ho mangiato. Dovete mangiare anche voi. Oddio, magari il sottobruciato forse no. Ecco, così. Guarda quanta scena. Io non ho mangiato una fetta intera. Muscerini. Chi si è visto, chi si è visto da un chilometro. Si vede ancora appoggiato lì dietro. Non sprecare il cibo. No, quello lo appoggio lì. Non è sostenibile. Ok, così va bene. Sono sudato. No, non però la parte di cioccolato non era male. Non è male, no, è dentro che è un po' asciutto. Latte e panettone forse sarebbe stato meglio. Il latte mancava. Però non è molto sostenibile il latte. Allora, noi chiudiamo la sessione, diciamo, la registrazione. Intanto per... Cioè, noi ci daremo una programmazione abbastanza... fitta in realtà nel momento delle feste, proprio in realtà sarà quasi un video al giorno, no? nel nostro palinsesto, però rimanderemo di armadillo parlante, quindi durante il periodo estivo. Durante il periodo delle feste, lui pensa di andare alle Seychelles. Alle Seychelles, qui sì. Fa un caldo. Durante le feste potrete quindi godervi questi nostri armadilli parlanti che abbiamo fatto recentemente. Ci sono dei video nuovi che ancora dobbiamo registrare, giustamente. Quello su Bill Gates, non si era capito che lo faremo, insomma. Chi? E Bill. Bill Gates? Mai sentito. Mai sentito. Beh, lui è troppo giovane per aver sentito Bill Gates, lui è nato nel 97, cioè, capito? Bill Gates nel 97... è uscito Windows 95 e tu non eri proprio neanche nelle idee, non va bene, cioè, nel senso, noi quando c'era Windows 95 stavamo lì, mi ricordo che mio padre lavorava in ferrovia, e l'ultima cazzata, poi però le... Lo vedono anche i bambini. L'ultima fregnaccia. poche parole. Mi ricordo portarono il computer, il primo computer, Windows 95. Il computer. Hanno scritto ciao su Word, all'epoca su Word, e fanno adesso che facciamo? Salva, che facciamo? Il panico. 8 uomini adulti completamente nel in panico. Ansia. Io all'epoca avevo 5-6 anni, l'anno dopo, guardate, bisogna solo premere invio. E ho salvato il file e l'ho messo nella cosa. Questo file avevo scritto ciao. Cioè... 20 minuti lì a capire che cosa doveva succedere, cioè ci rendiamo conto. Beh, conosco gente che è ancora... Ancora a quei livelli, però effettivamente è passato un po' di tempo. Insomma, faremo dei video, faremo tante cose. Però vi vogliamo augurare delle buone feste e ci rivediamo poi live, insomma, nel 2020, insomma, nel 2020/2020. Quanti 20 ci vuoi mettere? Però c'era anche lo 02, il 2002/2020. Quest'anno ci sarà il 2002/2020. Sì. 20 tanti 20, a noi il 20 ci piace, perché voglio dire, 20 è un numero importante, esatto. Alessandro conta fino a 20, visto? Ok. Dopo questa simpatica cosa noi torniamo, mezzumma, ci vediamo ci vediamo nel 2020 live, quindi torneremo live nel 2020 e torneremo quindi con i nostri video nel 2020, quelli fatti
nuovi. Andiamo in letargo, ci vediamo come delle nespole, capito? Ci mettiamo le nespoline, piccoline, tutte così, tutte, e ci mettiamo da una parte. Beh, io farò delle stories durante le vacanze, qualche stories ci tocca. Avete domande sulla Sekkei? Siamo qui in generale, comunque mandateci i commenti e poi noi risponderemo per a tempo debito. Buone feste! Tipo picchio picchiarello, picchio picchio pazzerello.